concerto così spettacolare come dal titolo non si vedeva da anni, e la soddisfazione soprattutto del pubblico che è venuto, che ha applaudito diciamo, a scena aperta, condividendo tutti i passaggi di questo spettacolo. Complimenti maestro. Grazie, grazie, sono davvero contento. Questo decennale è finito veramente, direi, alla grande, un pubblico meraviglioso, davvero. Penso una chiesa piena, una chiesa così grande, piena, veramente centinaia di persone, veramente mi hanno dato una grande emozione, anche una grande spinta ad andare avanti. Ringrazio tutti i sangiorgesi, tutti quelli che ci hanno aiutato, sostenuto, anche la gente che è venuta da fuori, i turisti che seguono i concerti d'organo d'estate a Porto San Giorgio. Davvero una bellissima serata, sono molto soddisfatto. Grazie. Allarghiamo la forbice degli sponsor per il prossimo anno ai mecenati del territorio che vogliono sostenerti. Speriamo, speriamo, davvero abbiamo bisogno di finanziamenti, di sostegno economico, di sostegni, perché oggi è veramente difficile portare avanti realtà di questo livello, insomma, con concertisti importanti che vengono qui a Porto San Giorgio, vogliono anche ritornare, mi scrivono da tutto il mondo, però ecco, è dura. Speriamo che ci siano altre persone disponibili ad aiutarci. È successo allo Sferisterio con Micheli, con i mecenati, cioè, che hanno sostituito la lirica. Speriamo. Può succedere anche speriamo che succeda anche a noi, perché ne abbiamo veramente bisogno. Piccolo commento, perché il pubblico ha già commentato con gli applausi. Un gesto straordinario, così che suggella la decima edizione del Festival Organistico, che, come ho detto prima al pubblico, ormai è un gioiello incastonato nell'offerta culturale sangiorgese, e grazie insomma al maestro Giferri, che per noi è un orgoglio, essendo un sangiorgese, ha messo su questa iniziativa veramente splendida, con tanti ospiti internazionali e la sua presenza che è veramente molto molto apprezzata, un personaggio importante della nostra città che, come ho detto, si dedica anche all'organo qui in chiesa, alla corale, al coro polifonico, per cui insomma un impegno quello del maestro Giuferri a 360 gradi nella nostra città, e con questa iniziativa che è veramente molto molto importante. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie.